vogliamo la Juve in Serie B. Noi vogliamo la Juve in Serie B. Ripetete con me, mentre vi iscrivete al canale e attivate la campanella. Noi vogliamo la Juve in Serie B e vi spiego il perché. Rumors di ieri sono uscite oppure dovrebbero uscire, ma sono state ascoltate da chi di dovere, dalle procure, gli audio di intercettazioni dell'avvocato ufficiale della Juve. In alcune intercettazioni c'è pure Paratici, dirigente della Juve. Quindi ragazzi, non si possono nascondere più dietro un dito, non possono dire che è stato tutto organizzato magari da Suarez, mentre loro non c'entrano nulla. E quindi adesso si parla di sanzioni pesantissime per la Juve. Sinceramente è un reato civile barra amministrativo, quindi andrebbero multati, il rappresentante o l'azionista di maggioranza della Juve dovrebbe andare lì e pagare di tasche proprie e con la propria fedina penale. Però ragazzi, sì, sono 120 anni che questi fanno schifo, quindi sinceramente se loro vanno in Serie B sono consapevole, sono una persona molto corretta e onesta, con molta onestà intellettuale, quindi capisco che sarebbe una pena sproporzionata, ok? Però c'è un però grande come la casa. Sono 120 anni che fanno schifo, sono 120 anni, anzi 15 anni fa li avrebbero dovuti radiare, li avrebbero dovuti eliminare dal calcio, e invece gli hanno permesso di rimanere nel mondo del calcio, e questi sono i risultati, continuano a fare le schifezze. E quindi se vanno in Serie B non è giusto, ma allo stesso tempo è giusto, strameritato, una squadra che non dovrebbe esistere più, la Juventus. Quindi ovviamente il massimo della pena sarà la Serie B. Io mi accontento anche di qualche punto di penalizzazione. E potete anche commentarmi: ecco, solo così potete vincere, non me ne frega un cazzo. Voi non dovreste, voi della Juve non dovreste esistere. I tifosi della Juve già sono dei tifosi sbiaditi, la maggior parte, poi c'è sempre quell'eccezione, lo specifico. Già sono tifosi, ve lo dico sempre, di Serie B. Quindi li mandassero in Serie B. Passo e chiudo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella al grido di noi vogliamo la Juve in Serie B. Basta, basta. E hanno fatto un triplete spettacolare, e il doping, e calciopoli, e adesso l'Università di Perugia. Adesso va a finire che pagheranno per la cosa meno grave che hanno fatto, ok? Far dare l'aiutino a un proprio giocatore per raggiungere la cittadinanza è la cosa che la Juve è meno grave, che ha fatto meno grave la Juve nella sua storia. Ha fatto schifezze molto peggiori, e la maggior parte, quasi tutte, impunite. Quindi non vi lamentate se subirà una pena sproporzionata. Si chiama giustizia divina. Iscrivetevi, attivate la campanella e condividete questo cazzo di video. Ciao raga.